nazionale fu vinta e vincerà. E siamo gli ultimi di un tempo e nel suo male sparirà. L'avvenire già chi accompagni non morirà. Approfitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma comunque la resistenza gli continuò. Voglio caricarlo, non è molto visto, consuma molto. Comunque a me questa canzone mi piace assai e allora noi la cantiamo lo stesso. Francesco, questa è bella la nostra. Vuoi ben impegnato, così il nostro eroe mi fa inchiare in cielo con le parole tue. Suonasti la precisa, cantasti con maestria, ti imbriacasti a tutti con la tua teologia. Suonasti la fanfarra e dopo ti finisti la tua prima voglia, sicuro ti chiudisti. Vuoi da tutti i vici, fusti vero cristiano, tra i carabinieri. Eri poeta, a scrivere strambotti, ma non i carabinieri, spararono i trambotti. Le terre rubaroni, i comandi di cuccino. Underi poeta, mi ruvo di runderi, quando campo arrivare i carabinieri. Non faccio passare in quel punto, se volete c'è la cavanna brava sul campanile.
Tarantella del Gargano, io mo vi la facciamo un'altra cosa, io non ho problemi, guardi, ditemi voi, facciamola così, ne faccio un'altra, allora ecco qua, vi lascio con un canto allegro e un canto di tristezza. Aspetta, allora ne faccio due, allora ne faccio due, ho deciso che ne faccio due. E perché? Perché tu dici che se canti se ne va, non hai fatto una bella figura, ma t'aggi sfuttuto. Ma se Pupa Sicilia mi chiede che devo fare una, non gli posso dire no, hai capito qual è il problema? Non perché, se no io già avevo detto che ero disponibile, mo faccio solamente una a due, abbiamo detto una canzone, due canzoni, hai a trovare, aspetta un attimo. E Pupa, se non la trovo però non arrangiare, perché non faccio apposta, non ha due. Mi perdoni come sempre? Grazie. E allora vabbè, chiudiamo come dicono dalle mie parti, come dico, non proprio dalle mie parti, ma con una canzone che cantiamo insieme. Quindi davvero faccio l'ultimo brano, così faccio condendo pure a Sasà, se no quando rispondo a telefono dice Massimo, ya, ma che l'avevi visto, ma va. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato in caso il duro partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano. Grazie a voi e accattate le udisce. Guardare appunto con senza ipocrisie, ma con senso profondo di umanità, guardare a quello che avviene nel mondo e lavorare perché la liberazione sia davvero un fatto sostanziale. È un fatto sostanziale quando ci si libera dai bisogni e soprattutto dai bisogni più elementari che oggi permangono perché c'è un mondo squilibrato. Si parla concentra tanto su focolai di guerra, su focolai, ma qui c'è una guerra che è permanente, appunto, che è quella che vivono migliaia di persone costrette a questa condizione. Quindi la battaglia di Riace è una battaglia della quale noi dobbiamo essere orgogliosi e questa luce rimarrà sempre illuminata, perché nessuno potrà spegnerla e la giustizia prevarrà proprio perché siamo dalla parte e Mimmo è dalla parte della ragione, ecco perché la giustizia alla fine prevarrà in una via crucis, perché questa è una via crucis con tante tappe, ma alla fine ci sarà la tappa della liberazione. Noi dobbiamo fare in modo che più persone, più cittadini, giovani soprattutto, possono essere consapevoli di quello che si è consumato a Riace
e anche di una certa propaganda che è stata costruita da una destra becera, da una destra ottusa, da forze che culturalmente sono animate appunto dall'odio, dalla violenza e non dall'amore per le persone. Vi ringrazio e vi chiedo scusa che l'ho fatto un poco lungo. Beh, grazie al Presidente, grazie ancora a Mimmo che hanno fatto questo intervento toccante, direi. E quindi noi adesso cerchiamo di fare qualche altro brano, se volete, se no possiamo anche... va bene? Sì. Visto che ci siamo, no, perché magari bisogna andare a casa, è finito. No, vabbè. No, facciamo sto brano che si intitola Uomini Viaggianti. A proposito di Uomini Viaggianti, il nostro sogno era duplice. Primo, che quando abbiamo pensato a questo brano, primo che la gente viaggiasse liberamente più che per gioia e per piacere, non più per necessità, per lavoro e per disperazione. E poi non si sa mai nella vita, no? Dell'essere umano, proprio dell'umanità, che un giorno venga riconosciuto il libero diritto di muoversi su questa terra senza dogane, senza frontiere, e magari di andare pure in qualche altro pianeta. Dove andare, c'è chi parte soltanto per il mare, c'è chi parte per uno smarrimento, c'è chi invece rincorre un ideale. C'è chi parte per seguire una nuvola, per bere gocce d'acqua quando piove. Piove solo certe sere, dai, dai, dai. Né turisti e né migranti, solo la valigia in mano per un sogno molto strano. Tandararira, 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 bambarabà. Tandararira, bambarabira, bambarabira, bambarabà. Paingararira, la 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 la. Clandestini, matti clown e burattini, siamo profughi ambientali o di guerre di ospedali. Siamo foglie, siamo vento, siamo sempre in movimento, siamo anime in erranza, anima in transumanza. Siamo Dante, siamo Mero, siamo il continente nero, siamo il popolo ebreo, siamo i greci nell'Egeo. Notte e giorno, tutte le ore, siamo uomini viaggianti, né turisti e né migranti, solo la valigia in mano ed un sogno molto strano. Tantaradira, 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 tantaradira.
guarda. Grazie. Poi sempre parlando di spostamenti umani, diciamo così, che sarà il movimento del vento che sposta gli esseri umani, non è vero che le persone si spostano per necessità. Pensate a tutti i calabresi, cioè i calabresi hanno un vento di scirocco che mi fa andare verso nord, perché se ci fosse, spirasse un bel vento, diciamo, di tramontana, veramente la bora, quella che arriva da Trieste, cioè tutta la gente, tutti i calabresi andrebbero in Africa, cioè quindi e sono i movimenti d'aria, diciamo, che spostano la gente, non le necessità. E noi abbiamo fatto questo brano che si intitola Onda Calabra, proprio per dimostrare che diciamo, sono i movimenti dell'aria e delle onde del mare che ti spostano, non diciamo il bisogno, ecco. I tuoi occhi è un luogo della mente, passa il fiume e non ricordo niente, sulla spiaggia ci sono le rose, se le guardo non sono più rose, sotto il cielo di Riace che continua a ridere. Ci aspetterete ancora cantando e accogliendo, sì o no? Sì. Dovete dire sì, scusate. Tu, ti, oh! Onda Calabra, in Deutschlanda, un di Kleiner, un di Spiele, un di Arbach. Onda Calabra, in Deutschlanda, un di Sonne, scende all'Aina. Onda Calabra, in Deutschlanda, un di Kleiner, un di Spiele, un di Arbach. Onda Calabra, in Deutschlanda, Ondi sono, scende all'Aina. I tuoi occhi è un luogo interessante, passa il fiume e non ricordo niente, sulla spiaggia ci sono le rose, se le guardo e non sono più rose, sotto un cielo che non ride mai. Ti aspetterai cantando, Onda Calabra, in Deutschlanda, scientifica che l'emigrazione è finita, diciamo, almeno per un certo tipo, è rimasta solo quella, l'emigrazione d'aria, diciamo così, di mare. E vi lasciamo con quest'altro brano, magari che è un brano dove, come dire, si intitola L'Imperatore, no? Ed è un brano dove, cioè, persino, cioè, che lo possono ballare tutti, anche i bambini, le forze dell'ordine, tutti, sindaci, appunto, imperatore. Volete ballarlo allora? Va bene?
però dovete imparare il primo ritornello, che è proprio il ritornello difficile questa volta. Prima era facile quello quando abbiamo fatto la nena nanna per Mimmo Lucano, avete visto, c'era proprio oi ni oi ne, cioè, e che glielo dice a fare. Invece questo è difficile perché dice sono io l'imperatore, cioè proprio è difficilissimo, ci sono tre parole con l'articolo pure, cioè tipo come si dice per gli alberghi, 4 stelle più, cioè come si dice? Queste sono tre parole più, diciamo. Inizia con questa, diciamo, nella di Natale. Sentite un po'. Ancora non vedo il cerchio però. Quindi sono I'm
io sono io l'imperatore, sono io il governatore, sono io il presidente, sono io il dittatore, sono io il consigliere, sono io l'ammazzatore, sono io. Potere che succhia, sono io potere che macchia, sono io potere che sorda, sono io potere che taglia, sono io potere che succhia. Va bene, concludiamo qua perché ognuno deve rientrare, manteniamo il collegamento, ci saranno in questi mesi molte udienze, anzi tua in particolare, poi nel periodo tra aprile dovrebbe essere quella che riguarda più direttamente Mimmo Lucano, ma ce n'è un'altra prima. Creiamo, manteniamo il contatto e soprattutto poi dalle altre città, da Milano, da Napoli, ma anche dall'estero ci faranno altri momenti per tenere alta l'attenzione su questa cosa. Il nostro significato è quello della presenza, dimostrare che questa cosa riguarda tutti e anche della fiducia. Vogliamo sperare che per una volta si possa ribaltare questa disumana ingiustizia. Grazie a tutti, arrivederci, ciao. Thank you.